Adesso ci facciamo le ossa con Frank Salvadori su Zoo Archeologia e Control delle Risorse Economiche Locali. Allora, buonasera a tutti, anch'io come tutti gli altri relatori ringrazio il Comitato per l'invito. Il presidente contributo nasce da un progetto integrato di censimento dell'edito archeologico italiano affiancato dalla schedatura sistematica di campioni archeologici recuperati nei cantieri diretti dall'area di archeologia medievale dell'Università di Siena. I dati raccolti e rappresentati nel riquadro mostrano l'evidente disomogeneità nello stato di avanzamento della ricerca espressa sia dal numero differente di depositi archeologici, oggetto di studi archeozoologici, che si può osservare in ogni singola regione, sia dalla quantità di reperti archeozoologici analizzati ed editi. Nonostante tale disparità, si tratta comunque di un campione consistente, rappresentato dagli oltre 600.000 frammenti recuperati, sul quale sono state condotte analisi secondo diversi ordini di dati, cercando di valutare le incidenze percentuali e le frequenze di rinvenimento all'interno di specifici spazi temporali, secondo le modalità già espresse nei preatti. I risultati consentono di avanzare diversi ordini di ipotesi che vi presenterò nel corso dell'intervento. Le incidenze percentuali lungo l'intera diacronia non possono che interessare le restituzioni dei mammiferi domestici, essendo questi il più abbondante insieme zoologico rinvenuto. La maggiore diffusione, così come la netta prevalenza rispetto agli altri animali, sono attestati dal 98% dei siti censiti e dall'86% dei resti identificati. Più precisamente si farà riferimento ai tre principali raggruppamenti presenti nei campioni faunistici, vale a dire ai maiali, ai bovini e ai caprioini. Le incidenze percentuali lungo l'intera diacronia non possono che interessare le Allo stato attuale della ricerca, l'andamento diacronico dei valori medi dei tre raggruppamenti si caratterizza per talune variazioni tangibili, che non a caso coincidono con altrettante situazioni topiche della storia sociale, economica, insediativa, eccetera, e non possono che esserne il riflesso. La prima, inquadrabile nel momento di passaggio tra l'età tardoantica e quella alto medievale, indica la caduta delle restituzioni bovine nei campioni. A questa segue un lungo periodo di circa 5 secoli, nei quali si denota la netta prevalenza dei resti di suini ed una sostanziale contiguità nei reciproci rapporti percentuali. Con il XII secolo, infine, si assiste ad un nuovo cambiamento rappresentato dalla caduta dell'incidenza dei maiali a favore dei caprioini, i quali divengono il raggruppamento più rappresentato con i secoli tardi del Medioevo. La percentuale media dei bovini in età tardoantica, prossima a quella dei suini, non trova riscontri attinenti nella restante diacronia e perciò appare rivelatrice di una situazione ben circoscritta. Questo valore è certamente determinato dai campioni in cui le quantità osteologiche giungono a superare anche il 90% delle restituzioni. L'alta incidenza può rappresentare in primo luogo l'evidenza materiale di un elevato consumo di carne bovina. Ma in realtà altri ordini di informazioni permettono di delineare un sistema zootecnico imperniato sostanzialmente sullo sfruttamento di questa specie come forza lavoro, la generica età adulta, se non senile, del maggior numero dei contesti di rinvenimento suggerisce innanzitutto l'inconsistenza di un settore mirato alla produzione di carne. I pochi campioni di cui si hanno dati afferenti il dimorfismo sessuale indicano l'impalpabilità della produzione casearia, essendo connotati dalla prevalenza di esemplari maschi o castrati. Le patologie osteologiche, frutto di carichi di lavoro, rappresentano i segni di un uso intenso per lavori di traino. Infine, la biometria suggerisce la presenza di vere e proprie razze dotate di una costituzione fisica massiccia in grado di sopportare grossi carichi di lavoro. La peculiarità delle razze bovine romane si coglie con maggiore chiarezza attraverso un confronto con i secoli successivi. Alla caduta delle incidenze percentuali si accompagna la contrazione lenta ma continua della taglia. Questo è quanto emerge dalla maggiore rappresentatività e diffusione di bovini di taglia inferiore ai 120 cm nei secoli alto-medievali e centrali, accompagnata dalla quasi assenza di esemplari di dimensioni superiori ai 130 cm, presenti con più insistenza nei depositi tardo-antichi oppure basso e tardo-medievali. Con il XIII secolo e progressivamente nel XIV secolo, la media delle altezze aumenta sensibilmente,
segnando quindi un'inversione della tendenza che attraversa tutto l'Alto Medioevo. La maggiore rappresentatività di esemplari di statura modesta nei depositi di VII-XI secolo potrebbe in realtà suggerire l'aumento delle presenze di soggetti femminili. Nel qual caso saremo di fronte non solo alla conclusione di una procedura zootecnica, ossia un processo di selezione delle razze tipicamente romano, ma ad una vera e propria metamorfosi delle strategie allevatizie. Ciò costituisce in ogni caso una cesura, ma non implica semplicisticamente un'involuzione, quanto piuttosto l'inizio di una nuova stagione, in cui l'allevamento bovino si concentra nella produzione casearia, svincolandosi da una subordinazione troppo marcata nei confronti dell'agricoltura. In sostanza, quindi, i dati sino ad ora raccolti sembrano indicare per l'età tardoantica l'esistenza di consistenti allevamenti bovini finalizzati alla selezione di capi da destinare all'agricoltura e conducono a due ipotesi di lavoro. In primo luogo, il sistema agrario romano, incentrato sulla produzione cerealicola intensiva, non può dirsi concluso nel IV secolo, ma al contrario pare proseguire fino almeno agli inizi del VI secolo. In secondo luogo, potremmo forse essere di fronte ad una situazione circostanziata al V-VI secolo, ossia ad una vera e propria reazione economica indotta dalla perdita delle province nordafricane, dalle quali provenivano in gran parte i rifornimenti di grano. Se così fosse, l'intensificazione della produzione cerealicola appare limitata al solo distretto annonario e alla parte settentrionale di quello suborbicario, dove si trovano gli insediamenti connotati dalle alte incidenze bovine. Si deve comunque tenere presente la mancanza di una schedatura sistematica di campioni d'età imperiale con cui confrontarsi. I secoli altomedievali si contraddistinguono per la costante prevalenza di restituzione del maiale, il quale sostanzialmente incide secondo gli stessi valori sin dall'età tardoantica fino all'XI secolo. Questa tendenza conduce in primo luogo a rivedere il concetto di contrapposizione alimentare tra romano e barbaro, il quale, non trovando un riscontro archeologico, pare indotto da una visione contemporaneo-centrica che contrappone la dieta mediterranea a quella dell'Europa continentale. La fonte materiale dimostra l'importanza economica assunta dalla specie suina nel corso dell'Alto Medioevo, come d'altronde traspare dalle stesse fonti scritte, dalle leggi longobarde, in cui i risarcimenti più consistenti si riferiscono alle offese recate a porcari o per i furti di maiali, ai documenti fiscali di proprietà di epoca successiva, nei quali l'estensione degli appezzamenti boschivi si misura in quantità di maiali sostentabili. La centralità della suinicoltura nei secoli altomedievali si coglie osservando proprio il trend di costante crescita delle restituzioni caprovine a scapito dei suini, che nei secoli bassi età del Medioevo raggiungono valori percentuali di circa la metà rispetto al periodo altomedievale. Si tratta quindi di un progressivo ridimensionamento o arretramento, probabilmente indotto dal boom economico agrario dei secoli XI-XIII. Osservando l'età di macellazione, il sistema zootecnico suino presenta tratti universalmente comuni. Su 64 casi, ben 62 mostrano un'alta mortalità tra il secondo e il terzo anno, essendo questo il tempo richiesto per ottenere la migliore resa. In questo piatto panorama stanno però iniziando a comparire delle differenze nelle strategie adottate da alcune comunità. In particolare sembra emergere un vero e proprio areale, come suggeriscono i casi Coevi e limitrofi di Onoratico e Campiglia Marittima, nei quali è stata osservata l'alta mortalità di esemplari al di sotto dell'anno. Questa caratteristica, in associazione al gran numero di ossa ritrovate, pone i due casi in una dimensione economica marcatamente silvopastorale. Campiglia fu infatti a suo tempo definito un vero e proprio villaggio di porcari. Tali concentrazioni sono ancora più significative osservando la peculiarità di alcuni campioni di villaggi altomedievali toscani, i quali permettono di uscire dall'appiattimento generale e di osservare due aree contrapposte, ossia quella costiera, in cui il maiale supera il 50% del campione, e quella interna, nella quale le quantità di resti di questa specie vanno via via scemando, passando da un sito all'altro, a favore degli altri domestici come i bovini e i caprovini, i quali divengono in ultimo i più numerosi. In pratica i due estremi rappresentano altrettante realtà economiche. Dal villaggio di porcari di Campiglia si giunge al villaggio di coltivatori di Poggio Imperiale. Allo stesso modo, seguendo i rapporti tra le principali regioni anatomiche si colgono elementi riconducibili a forme di importazione come Poggio Imperiale e di esportazione come Campiglia Marittima.
Il riferimento documentario più suggestivo per l'evidente analogia con l'andamento rappresentato nel grafico è una forma di tassazione donativo riportata nei documenti di X secolo con il termine di amiscere, il quale in genere indicava la spalla del maiale oppure alcuni denari. La prevalenza dell'alto interiore appoggio imperiale potrebbe perciò rappresentare la traccia materiale di tale forma fiscale, mentre la carenza anatomica del quarto posteriore, il canone, ossia il prosciutto e i livellari insediati a Campiglia, dovevano al possidente per l'usufrutto delle aree boschive. Il villaggio di Campiglia Marittima, connotato da un'economia silvopastorale, assume quindi i caratteri di un villaggio di frontiera, alle dipendenze di un'azienda curtense del tipo curte spionieristica, come è stata definita dal Tuber, che ebbe un notevole sviluppo nell'Italia padana e centrale nel corso del IX e X secolo. Al contrario, il villaggio di Poggio Imperiale, nel quale l'allevamento era un'attività che si affiancava all'agricoltura, rappresenterebbe il caso di un centro amministrativo nel quale i coloni dipendenti versavano i canoni d'affitto. Grazie alla lettura della dispersione delle ossa nello spazio archeologico, iniziano a comparire alcuni indizi riferibili agli stili alimentari delle comunità rurali di IX e X secolo. A Poggibonsi, ad esempio, sono stati delineati i segni di un'articolazione gerarchizzata sia nella struttura topografica del villaggio che nei resti di pasto rinvenuti all'interno delle singole abitazioni. La carne bovina del quarto posteriore dei capriolini rappresentano i resti materiali di questo costume e le modalità di suddivisione del vitto tra i villani. In questo caso, quindi, la carne acquista un valore socialmente distintivo con cui la famiglia dominante mostra la propria condizione e il proprio potere di controllo sugli uomini. Lo stesso trend è stato osservato nel villaggio azienda di Mirandola. Qui il 96% dei resti di pasto e degli scarti di macellazione proviene dall'area di diretto controllo della famiglia dominante. Uno scarto che testimonia non solo la netta supremazia, ma anche una differenza nella distribuzione anatomica attribuibile a tagli di diversa qualità, la quale rivela per i ceti subalterni una condizione alimentare precaria, almeno per quel che concerne l'apporto proteico della carne. I contadini non solo disponevano di minori quantità di carne rispetto ai possidenti, ma la loro alimentazione appare caratterizzata soprattutto da elementi di scarto. I tagli di ultima scelta, cioè le zampe e il cranio, rappresentano le uniche evidenze osteologiche. A Montarrenti, infine, la distribuzione delle ossa mostra il persistere di una concentrazione pressoché totale nell'area sommitale. Qui si conserva il 97% dei resti animali, mentre solamente il 3% proviene dai versanti. Nel complesso, quindi, questi tre casi inducono a ripensare all'impatto sociale che seguì l'affermazione economica dell'organismo curtense in età carolingia. In base alle ossa ritrovate, sembra infatti che mentre le famiglie possidenti producono scarti animali in grandi quantità, riferibili a tagli di prima scelta nonché a carne di maggior valore economico, come quella bovina, la popolazione meno abbiente crea accumuli assai poveri di materiale osteologico, spesso riferibili a tagli di minor pregio. Tale evidenza materiale conduce ad ipotizzare che la gestione degli animali allevati, così come le terre coltivate e gli incolti, fosse in massima parte accentrata nelle mani del dominio, il quale gestiva direttamente l'intero processo produttivo, vale a dire dalla proprietà dei capi sino al loro consumo. Alcuni raggruppamenti ecologici permettono di misurare lo spessore dei mercati e dei tragitti commerciali, come ad esempio le faune marine rinvenute in siti posti nell'entroterra. I depositi altomedievali denotano in primo luogo lo scarso numero di attestazioni rispetto al totale complessivo, ma l'elemento più significativo è rappresentato dai ritrovamenti continentali, tutti riferibili a contesti, tra virgolette, clerico-monastici. Si tratta quindi delle tracce di un vero e proprio mercato dei prodotti della pesca di mare, incentivato dalla dieta alimentare dell'ordine clerico-monastico, la quale non si prefigura quindi soltanto come un generico consumo dei prodotti ittici. Se il pesce diviene l'icona della dieta perpetuamente quaresimale degli ecclesiasti, ebbene intorno a questo stile di vita apparentemente moderato si colgono le tracce di rapporti economici più articolati, specchio della ricchezza di alcune comunità religiose che pur mantenendo il sostanziale rispetto della regola attraggono prodotti più costosi. I centri religiosi più importanti, qui rappresentati da San Vincenzo al Volturno, Mola di Montegelato e Roma, si elevano a nuovi attori economici dotati di quella ricchezza che garantirà la sopravvivenza di forme di commercio della risorsa marina, retaggio dell'età classica, come dimostrano i più consistenti rinvenimenti di fauna marina in siti dell'entroterra
che vedete riportati in basso a destra, o meglio diedero un nuovo impulso a questo mercato che darà i suoi frutti nel periodo basso medievale, come dimostrano i più consistenti rinvenimenti che vedete raffigurati in basso a sinistra. Non solo i prodotti della pesca di mare hanno delle stringenti relazioni con il mercato e i traffici, altri animali apparentemente ininfluenti nelle dinamiche economiche ed alimentari aiutano infatti a cogliere l'entità delle attività commerciali. Queste specie hanno occupato un ruolo del tutto particolare nella storia dell'umanità, dal momento in cui si sono introdotte nella sua sfera quotidiana, influenzandone le dinamiche demografiche e divenendo in tal modo le principali responsabili in varie epoche e luoghi della diffusione di pandemie. È questo il caso del ratto nero e ratto grigio, i cui rinvenimenti nei depositi archeologici possono rappresentare l'evidenza di interazioni uomo-animale riconducibili a malattie quali la peste. Tale idea, diffusamente ammessa anche se non universalmente condivisa, trae la sua origine dal fatto che l'animale, essendo affetto dal parassita depositario del bacillo cagione della patologia, avrebbe suo malgrado favorito il contagio verso l'uomo. La rarità dei rinvenimenti altomedievali, tra l'altro riferibili a contesti pluristratificati, per i quali non si esclude nemmeno possa trattarsi di forme intrusive, come nel caso della rocca di Asolo, o residuali, come quello di Mola di Montegelato, rispetto all'età tardo-antica e basso medievale, non può non far pensare che la dissoluzione di un sistema economico compenetrato di traffici commerciali. Osservando i rinvenimenti di ratto, appare sintomatica la stretta correlazione con le attestazioni documentari della pandemia, in quanto si notano due inequivocabili concentrazioni, la prima corrispondente grosso modo al IV-VI secolo e la seconda al XIII-XIV secolo. Tali concentrazioni corrispondono non certo casualmente con la peste giustiniana di VI secolo e la peste nera di XIV. Il calo demografico, insito al dilagare di un flagello quale fu la peste, conduce attraverso una concatenazione di riflessioni a valutarne le implicazioni economiche. Secondo Locascio, ad esempio, la caduta demografica rappresenta una delle più serie spiegazioni della dissoluzione di un'organizzazione politica ed economica unitaria quale fu l'impero romano, perlomeno quello d'Occidente. Allo stesso modo, la peste nera sopravviene nel momento in cui la pressione demografica sulle risorse raggiunge il massimo grado di saturazione, come ha mirabilmente descritto Georges Duby nella sua sintesi sull'economia rurale medievale. In questo momento si può forse ravvisare il contemporaneo raggiungimento del più alto livello di scambi commerciali dell'età propriamente medievale, i quali appaiono come i principali veicoli della diffusione del ratto e conseguentemente della peste. L'estensione della pandemia sin nei recessi più profondi delle campagne sarebbe stata quindi favorita dal collasso demografico indotto da un sistema economico non più in grado di sorreggerne la pressione. Nel corso della storia dell'umanità, le interazioni tra uomo ed animali hanno interessato non solo aspetti relativi alla sopravvivenza delle comunità e all'economia delle società, ma si sono espresse anche in manifestazioni più propriamente ludiche, sfociate spesso in esibizioni assai cruente. È questo il caso dei giochi istituiti in età romana, nei quali l'uso degli animali negli spettacoli che andavano in scena nei circhi ed in seguito negli anfiteatri era prassi consolidata. Attorno a questi eventi ruotava un universo assai complesso nella struttura, ma che sostanzialmente si sorreggeva su di una precisa condizione: l'indiscriminato sfruttamento della risorsa ambientale, nello specifico quella zoologica, di cui erano provviste le province. Un depauperamento selvaggio che assunse i caratteri di un vero e proprio disastro ecologico. In questo quadro storico vengono a contestualizzarsi resti zoologici riconducibili a specie esotiche, così come quelli di animali alieni all'ambiente urbano, nello specifico l'orso bruno. Il confronto tra rinvenimenti urbani e rurali di questa specie mostra chiaramente per i depositi cittadini una concentrazione dei resti pressoché assoluta in età tardoantica ed alto medievale, con la sola eccezione del caso di Verona, anche questo pluristratificato oltretutto, alla quale si contrappone l'area rurale connotata da una concentrazione cronologica quasi speculare, caratterizzata da una prevalenza dei contesti più propriamente medievali. Quasi finito, eh? La scomparsa degli animali esotici dai depositi altomedievali successivi, accompagnata da quella dell'orso nei depositi urbani, rappresenta un inequivocabile elemento di cesura tra l'età antica e medievale,
a cui il dibattito sulla fine del mondo romano e la formazione delle nuove realtà socio-economiche ed insediative del primo alto medioevo non può esimersi dal considerare. Tale evidenza materiale sembra difficilmente riconducibile all'interno di quadri prestabiliti, elaborati dal revisionismo cognitivo, e nello specifico appare assai difficile applicarvi concetti di continuità ed acculturazione. I giochi agli anfiteatri, diffusi in tutto l'impero, rappresentavano una delle manifestazioni culturali più profondamente radicate, essendo frequentati da un numero impressionante di persone, non solo in termini quantitativi ma anche sociali. Agli spettacoli partecipavano tutti, dai cittadini di più umile condizione sociale sino alle massime cariche dello Stato, passando attraverso i vari ceti intermedi. La cessazione dei giochi, ossia di un costume che permeò l'intera società, rappresenta quindi una fine incontestabile. Un ultimo elemento di rottura tra l'età classica e quella alto medievale emerge dai dati biometrici dei cani. Infatti si nota come a partire dal VII secolo ed in seguito fino al XIII secolo scompaiono le tracce di esemplari appartenenti a razze piccole e brachimeliche. Gli esemplari di piccola taglia si concentrano nei soli depositi urbani, perciò tale caratteristica appare riconducibile ad un fattore eminentemente culturale. In altre parole, è lo specchio della complessità delle comunità cittadine. In questo senso, l'eterogeneità delle razze è l'espressione materiale di tale struttura sociale. I cani iniziano a svolgere un'attività del tutto nuova, divenendo semplicemente animali da compagnia. Le ossa conservate nei depositi archeologici rappresentano quindi resti materiali di un'espressione, tra virgolette, perché non so come definirla, quindi l'ho definita modaiola, circoscrivibile nella sfera delle sole comunità urbane, sulla quale l'archeologia cognitiva dovrebbe forse iniziare a interrogarsi. In conclusione, quindi, numerose sono le evidenze che indicano una cesura tra la fine dell'età antica e l'inizio del Medioevo. In realtà l'alto Medioevo, in base ai dati sino ad ora raccolti, si configura come un lungo periodo contraddistinto da un'economia che potremmo definire, pur con i dovuti margini di approssimazione, più propriamente naturale. Un'economia circoscritta tra due assetti economici, quello tardo antico e quello basso e tardo medievale, i quali presentano invece svariate analogie e paiono assai prossimi ad un'economia di mercato in cui sono numerose le evidenze di scambi commerciali e la presenza di una società complessa. Si tratta comunque pur sempre di ipotesi di lavoro che non di conclusioni assolute né tantomeno definitive. Volendo tracciare un'agenda della ricerca, è auspicabile in futuro un approfondimento dello studio di quei contesti cronologici ancora relativamente poco abbondanti di dati. Ciò pare necessario in quanto si configurano come la cerniera tra quelli che possono essere definiti i momenti topici descritti in precedenza, permettendo così di comprendere le dinamiche che hanno portato a modificazioni così profonde degli assetti economici, sociali, alimentari, eccetera, di cui i resti animali rappresentano una testimonianza. Grazie.